Pronto? Hola señora, buenos días. Soy Antonio, llamo de Venezuela. ¿Hay Gennaro? Gennaro? Llamo, no. Chiamo de Venezuela. Sono padre, sì, io sono padre di Carmen, ragazza di Gennaro qui in Venezuela. Sì. Io sono, io, mi scuso, hablo poquito italiano. Sì, mi dica. Ecco, io sono il padre di Carmen. Sí. Hija aquí, en Venezuela. Que Gennaro, cuando he venido en Venezuela, ha sido fidanzado con Carmen, mi hija, mia filia. Sí. Ecco, sí. Stato fidanzado. Y han follado. Y como esto, como dice en italiano, mi hija está embarazada. Mi hija Carmen. Carmen, ¿qué pasó? Está embarazada. Come dice in italiano? Imbarazzata. Che cosa è imbarazzata? Quando bambino o pancia. Imbarazzata. Come dice? Non so come dice in italiano. Imbarazzata. È incinta. Brava, bravo. Vale. Sta come sta. Ma Gennaro, sabes? Gennaro, lo sabes? E mia hija viene in Italia la prossima settimana. E volevo hablar con Gennaro para decir el horario que veniva a prendere aeroporto di Roma. A chi? A Carmen? Sì. Perché? Ma perché Carmen? Chi è? Ma quello Gennaro è piccolo. Gennaro è stato 15 giorni in Venezuela. Sì, però signora, pequeño, piccolo. Noi qua in Italia, non lo so, io sono la mamma di Gennaro. Ah, mucho piacere di hablar contigo. Io sono la mamma. Mucho piacere di hablar contigo, di parlare contigo. Grazie. Sì, io padre di Carmen. Sì. Y Gennaro y Carmen han follado. Y cuando se folla, es una cosa plausible que estás embarazada la hija, como sabes. Ma tua figlia quanti anni ha? Mi hija tiene 21 años. 21, ¿sabes? ¿Comprende? ¿Y quién ha dado el mio número? Gennaro. Gennaro, 3-4 números de teléfonos y este es el único que ha respondido. Los otros están cerrados y no acaban y no sé. Aquí ha estado el único que responda. E come este volevo dire, se tu senti Gennaro, le dice che Carmen arriva la prossima settimana e quiere hablar con él per farla venire a prendere di aeroporto di Fiumicino. Quando viene qua, lei dove va tua figlia? Io non so, messe d'accordo con Gennaro, io non so, creo in tua casa. Ah no, mia casa no. Io non so niente, adesso me lo sta dicendo lei, ma io non so niente. Ah, tu non sai tutta la storia? No, non so nessuna storia. Ma non ha parlato con Gennaro? Gennaro non dice nada? No, io non so niente, ma lei mi sta dicendo una cosa nuova. Ah, io non conoscere proprio questa situazione. Io mi scuso, però io credevo che tu sapeva. No, io non so proprio niente, sto scendendo dalle nuvole. Allora, perdonami molto, però io credevo che tu sapeva tutto. No, non so proprio niente, mi sta prendendo, non so cosa dirle. Allora tu habla con tu hijo, habla con Gennaro, habla con tu hijo y después dice a Gennaro de llamarme me, che dice Antonio, padre di Carmen, chiamato para mettere d'accordo dell'arrivo di Carmen in Italia. Perché Carmen viene qua, dove va? È un problema di Gennaro, dove va? Non lo so, ma Gennaro vive con me, Gennaro è giovane. Non so, messi d'accordo loro, io non so. Gennaro mi dice non preoccupe, io mi tomo tutta la responsabilità non lo so, ma parlo pure col padre. Habla con Gennaro antes, y después miramos lo que tenemos de hacer. Perdóname, vabbè, yo no hablo italiano. Tu numero di telefono non ce l'hai? Sì, tengo todo mi numero di telefono? Me lo vuoi dare? Sì. Aspetta che prendo penna e me lo segno. Scrives. Aspetta. Io non so proprio niente di questa storia. Ma ti giuro che io creia che tu sapevas. No, io non so niente di niente.
Aspetta. Io credo che tu sapevas. No, non faccio niente, dimmi. Allora, 00, para llamar de Italia? Io sì, chiamo dall'Italia. Sì, para llamar de Italia, se 00... Aspetta. 00681... 6? 688. Ah, 8. Sì, vale. 6811... Aspetta, 00681... Sì. 00681... Sì. 4... 27 4 27 sì 2 7 sì 4 27 35 66 35 66 56 no 60 60 6 6 6 ah 6 6 allora mo ripeto aspetta sì. 0 0 sì 6 8 1 sì 4 2 sì 7 3 sì 566. Sí, pero Gennaro tiene mi número de teléfono, no hay problema. Este es el número de mi móvil. ¿Sabes cosa? ¿Tú cómo le llamas, Antonio? Antonio, Antonio. Y mi hija se llama Carmen. ¿Tu acá se llama Carmen? Sí, tiene, Gennaro tiene todo. Senti, ¿cuánto tiempo sarebbe? No comprendo la pregunta. Bambino, pancia, ¿cuánto tiempo sarebbe? Creo una cosa tipo 3 meses, qualcosa come este. 3 mesi? Creo, non 3 mesi, 3 mesi e media, una cosa come este. Perché él ha sido aquí en Navidad? 3 mesi fa, è venuto in Venezuela. Navidad, come dice in italiano? Natale. Ah, Natale. E come este, se Natale. 3 mesi e medio. Ho capito. Cerca di quattro. Io non so niente di questa storia. Creia che tu sabías, me scuso muchísimo, me disculpo muchísimo, creia che tu sabías todo. Y como este, me disculpo muchísimo. Va bene, poi al limite, quando è morto parlo con mio marito, va bene? Habla con Gennaro y por favor dice Gennaro de llamarme más presto que posible. Va bene, muchas ciao. Gracias, a luego. Gennaro, sei pronto? Sì, ci sono, vai. Ecco, andiamo, seconda parte. Poche parole, te lo dico. Fa parte del gioco. Pronto? Miri. Uè. Uè, sono Jenny, passi mamma, per piacere. Ciao Jenny, un attimo te la passo. Jenny. Pronto? Mamma. Vivi. Sto chiamando a Roma, ma sei sempre occupato, ti volevo. Che No, ti volevo dire stasera non venga a casa. Perché? Vado a mangiare domani. Jenny? Sì. Ma che hai combinato Venezuela? Che ci combinato? Ma chi è Davnica? Carmen. Carmen. Chi è sta Carmen? Come chi è sta Carmen? Ma tu che ne sai? Che ne sai? Ma chiama tuo padre qua? O padre, è che pure. La figlia arriva a Fiumicino e 9:30, ma ti non sai quanto. Non urlare, sto quello Fiumicino. Hai detto che è incinta? È incinta? Che lo sa, della fame di qua, mamma, poverino, non lo sa, com'è incinta questo? Prima che parlo con padre, di Jenny? Che già fai, mamma? Com'è che ha fatto mamma? Com'è che ha fatto? Parlavano di qua, cominciamo alla fame di qua, non lo sa, parlavano di qua, prima, che non lo sa, ma che mi fa? Com'è Jenny che mi fa? È incinta, ma cosa mi avresti tu stato? Io sono il papà, io parlo da Venezuela, ma chi è? C'è Jenny, Gennaro, no, ma perché? Io sono il papà di Carmen, Carmen arriva a Carmen, chi è sta Carmen? Fidanzata di Jenny, poi diceva a modo suo così, no, e poi sbagliato la vita. Ha detto, ma a te, sì, così, arriva alle 9:30 del mattino, qua, là. Ma che lingua parlava, dice, mamma? È Venezuela. Venezuela. Ma ha dato pure un numero, di telefono. Ah, e mo come facciamo? Che mi famo? Senti, che ti vuoi spiegare come facciamo? Che non sacci, chi sono i caffi vicino, non lo ha detto, che devo rimanere all'aeroporto, che non sacci. E se la chiedono, che lo sa, pure questo amicato, che se ci mette l'indirizzo, non mi vanno il cazzo lì. Ah. Claro que venimos en tu casa. Es normal, es normal. ¿Para qué al teléfono? Soy Antonio. ¿Quién es Antonio? Antonio, el papá de Carmen. ¿Cómo es que se va por teléfono?
Ah, signora, está ancora aquí, señora. Yo soy sí. Antonio. Es el señor que ha hablado antes contigo. Señor, que ha hablado prima con te. Ma lei come è venuto adesso a telefono? Io ho chiamato e tu risposto e sta parlando ora. Perché mi ha chiamato di nuovo? Perché per sapere se tu hai parlato con tuo figlio. Mio figlio? No, ma mio figlio non c'è. Stava parlando ora, sento, Gennaro. Ha sentito, sto qua. Sta qui, sta. No, ma io, vabbè, comincerò a farla venire a casa mia, forse. Sì. Ma come, saranno a tre persone. Sì. E ho creato un indapanze i figli, mo qua. Ci sei cascato, sciocchino. Ci sei cascato, stupidino. Ci sei cascato, esci. Ci sei cascato, osce. Povera Patrizia. Patrizia. Chi è? Buonasera Fabio Brescia, benvenuta su Radio Marte. Un pazzo che cagazzo. Ma devo dire... Non ho capito. No, devo dire anche sì. Ma poi è spagnolo. Era il nome che voleva dare al bambino, sì. Hai capito che voleva...